gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Portosalvo, provincia di Reggio Calabria. Torna il campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Sono di fronte la meritese casacca a scacchi bianchi e rossi, alla destra dei nostri teleschermi, e il Cardeto, casacca rossa, pantaloncini e calzettoni blu, alla sinistra dei nostri teleschermi. Le formazioni sono già in campo agli ordini del signor Antonino Costantino di Reggio Calabria. Meritese si presenta con Fortunato Idà, Angelo Idà, Trapani, Candido Pizzi e Calabro, Barreca, Verduci, Pansera, Minicucci e Zaccone. Il Cardeto con Praticò Infantino Morabito, Quero Federico Amodeo, Aloi, Selea, Ielo Zindato e Altomonte. In classifica generale il Melito veleggia nella zona dei play-off e il Cardeto in quella dei play-out, dunque un testa a coda. Andiamo a dare un'occhiata al modulo tattico. La Meritese si presenta con un 4-4-2 che potrebbe diventare 4-3-3 e il Cardeto invece con un 4-5-1. Bruno Pansera, limite dell'area, c'è un passaggio in profondità in direzione di Minicucci, pizzicato in posizione di offside, si trattava di Zaccone. Un minuto e 24 nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Portosalvo è sempre 0-0. Va bene, con calma Roberto, con calma Roberto, bravo, bravissimo. Manovra il Cardeto con Capitan Quero. Va al cross, non ci sono compagni, non ci sono attaccanti, ci sono invece difensori, oltre al Praticò Infantino Morabito, Quero, Federico e Amodeo. 2-14 nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Portosalvo, risultato ad occhiali fra Meritese e Cardeto. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Innanzitutto chiediamo scusa ai nostri lettori sovrani, ai nostri telespettatori, ai nostri ascoltatori per la postazione microfonica che, come loro avranno intuito, è molto precaria. La tribuna è stata chiusa, tra virgolette, da una ordinanza del sindaco, quindi siamo
guardia. Claudio, sono in tre e mezzo, c'è l'uomo qua. Tredici minuti e 40 nel primo tempo a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, risultato ad occhiali fra Melitese e Cardeto. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone F Calabria. Non sta giocando bene la Melitese, ma nemmeno il Cardeto, una partita. È andato il tiro col destro e non è il suo piede. Speedy Gonzales, Mini Cush. E questo è il primo tiro nello specchio della porta, scoccato dall'attacco locale. Calcio piazzato per il Cardeto, il solito Quero sulla linea di battuta. Osservo il piazzamento dei compagni, quindi l'interno destro cerca di mettere in movimento lo sgusciante Loi sul settore di destra, riesce a trattenere il pallone in gioco, va al cross, mancano in due il colpo di testa, Cardeto vicino al gol del vantaggio. Si erano presentati da soli davanti al portiere ben due giocatori, si tratta del numero 6 Amodeo e del mezzo sinistro Zindato. Grossa occasione per il Cardeto, che ha avuto la palla gol, quindi in un certo senso ha pareggiato la grande occasione capitata a Minicucci. Questo è Trapani, svirgolata, attenzione, in qualche modo riesce, è andato al tiro che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli. Un, possiamo definirlo, galletto di primo canto, ma che ha già la cresta, il bargiglio, le alucce, artigli e speroni. Si trattava di Angelo Idà. Finisce a terra Ielo e l'arbitro lo gratifica con la concessione di un calcio piazzato. Urlo tarzanino da parte di Fortunato Idà, che arpiona questo pallone proveniente da centrocampo. Non ci sono particolari bagliori, non ci sono brividi, suspense. Non uscire, non uscire che gliela va, se no non uscire. Bravo, buona, buona, buona. Partita assolutamente piatta fino a questo momento, niente brividi, niente emozioni. Una partita sorniona. Minicucci. Non c'è intesa fra i vari reparti nella Melitese, che dovrebbe fare la partita. Usiamo il condizionale perché, come tutti sanno, una squadra gioca se l'avversario lo consente. Oh!
Gian! Invocava la concessione di un calcio di rigore, la Meletese non è dello stesso avviso l'arbitro. Si può proseguire. Questo è Bruno Panzera, mette il pallone a terra, piatto verso Minicucci, si libera di un avversario. Il suo cross viene intercettato con una gamba in calcio d'angolo. L'ultimo a toccare è stato Zindato. Arrivano le torri della Meletese. ...19:15... calcio d'angolo per i padroni di casa. Parte il lungo cross, nuovo calcio d'angolo, il pallone è finito nel campo delle fave, come veniva chiamato una volta ai tempi del Maro Simone vecchia maniera, in terra battuta per intenderci, dune del deserto in primavera e estate e palude infame d'inverno autunno. Si smarca e riceve Loi, il suo cross viene intercettato da Capitan Candido. Si difende bene la formazione ospite e quando può attacca. Il tiro di Aloy incoccia la schiena di un compagno, esattamente di Zindato. Meletese che imposta con Minicucci il suo lancio verso Zaccone, il tiro e la parata in due tempi di Pratico, che poi si accartoccia una sventola in diagonale di Zaccone, che ha piegato le braccia di Pratico, che si è salvato in due tempi. Bruno Panzera va al dribbling con successo, c'è un cross, non si chiude il triangolo per Zaccone, contropiede affidato a Loi. Serpentina, cross al centro, una bella azione personale da parte di questo sgusciante Loi. Intercetta Infantino su Zaccone, Meletese rinunciataria in questa prima fase della partita. L'iniziale 4-4-2 si è trasformato in 4-5-1. Zaccone mette il pallone a terra, ancora Zaccone, va al tiro Zaccone e la palla questa volta fa la barba al palo, anche questa volta vorremmo dire. Bel tiro di collopiede che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Tutto questo dopo 22 minuti nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Melo Bortosalvo, è sempre 0-0. Meletese in avanti, Minicucci, Zaccone anticipato, tacco di Infantino,
si libera in bello stile Amodeo, limite dell'area. Totò, Totò, tira tu per favore. Calcio piazzato per il Cardeto. Enzo, non dovete fare il fuorigioco, ve lo chiedo per favore. Stai abbassati là, chiudiamo là senza salire. Punizione per il Cardeto. Siamo intorno ai 25 metri sul settore di destra. Barriera di tre uomini, dice il portiere. Fischio arbitrale. Parte il tiro che supera la barriera, ma non Fortunato Ida, uno dei tre, gli altri due sono Angelo e Vincenzo. Manovra Verducci. Questo è Capitan Candido. Minicucci fa fuori un avversario, un secondo. Esce il portiere, anticipa tutti i compagni e avversari, fa sua la palla, osserva il piazzamento dei compagni, quindi cede lateralmente a Infantino e da questi. Addomestica Verducci, supera la linea centrale del campo, palla al piede. C'è un lancio intercettato da Quero. Questo è Loi. Manovra Zindato. Questo è Infantino.
e Cardeto. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone H, pardon, F, Calabria. Si salva come può la difesa, imposta Quero. Con tutta calma, Fortunato Idà mette in movimento i propri compagni, in questo caso Minicucci, con questo lungo lancio verso Trapani. Cross, deve uscire il portiere, su, attenzione, c'è stato un tiro di Minicucci intercettato dal portiere. Questi è Amodeo e viene fermato da Bruno Pansera, fallo che induce l'arbitro a concedere un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta c'è il solito Quero, arrivano le torri, parte il tiro cross, si scatafascia in orizzontale, Fortunato Idà. Arbitro molto tollerante, non ha estratto fino a questo momento nemmeno un cartellino giallo, però è una partita tranquilla. Minicucci, Zaccone, Minicucci, di tacco intercetta Zaccone. Viene fermato con le buone e con le cattive, in questo caso ecco il calcio piazzato, Bruno Pansera, non si chiude il triangolo. Manovra Capitan Candido. C'è scarsa intesa, per non dire prossima allo zero, nei reparti di centrocampo e attacco. Attacco è evanescente fino a questo momento, se si eccettua qualche rara proiezione offensiva affidata più che altro ai singoli. Zaccone, Verducci va al tiro, Zaccone, si trattava di Verducci. Un fallaccio duro, rimane dolorante a terra il giocatore. E allora l'arbitro convoca il massaggiatore. Il gioco è fermo, 34 minuti nel primo tempo, sempre 0-0 a Saverio Spinella di Merito Porto Salvo tra Melitese e Cardeto. Melitese o Melito, perché comunque presso gli uffici della Lega ancora si chiamerà Melito per tutto quest'anno. Mentre tutti sanno che ormai abbia cambiato nome, si chiamerà Melitese. Ma se tu hai un'autostrada davanti, aspetta, ma dai, che non ho per danni, ne ho 38, mister.
Meritese in 10. Signore! Rientra Verducci. D'Astuzia, Capitan Candido. Il lancio per Minicucci, il colpo di testa di Quero, quanto mai opportuno, ancora Bruno Panzera, va fuori un paio di avversari, va al tiro Zaccone, il pallone supera tutto lo specchio della porta e termina dalla parte opposta direttamente sul fondo. Nulla di fatto, 35 minuti nel primo tempo. Si è vista poco la squadra di casa che doveva fare la partita. Il Cardeto si difende come può e quando si presenta l'occasione colpisce in contropiede. Sta facendo comunque una bella partita il Cardeto, fanalino di coda del girone. Minicucci porta a spasso il pallone, Zaccone va al tiro, Zaccone rimpallato. In possesso di palla Modeo. Questi è Zindato. Si smarca e riceve Infantino. Trapani. Minicucci, si incaponisce nel dribbling, Minicucci finisce col perdere palla, la recupera Trapani, ancora Minicucci, intervento irregolare questa volta, Minicucci a terra. Zaccone, Minicucci, Panzera, Verducci, persa palla. Lo sgusciante Loi, uno dei migliori di questa partita fino a questo momento, almeno per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Zaccone, Minicucci, Trapani. Partita in colore. Non si poteva pretendere calcio champagne effervescente e frizzante. Dietro, una volta davanti, mi piglia palla.
tiro, rete. Ha segnato la Melitese con Zaccone, scattato sul filo del fuorigioco, ma era tenuto in gioco da un difensore che incautamente ha fatto un passo indietro, consentendo a Zaccone di potersi infilare nel corridoio, e poi l'interno destro ha mandato la palla sul primo palo nell'angolino basso, dove nulla ha potuto, l'incolpevole praticò. Melitese in vantaggio, 40° del primo tempo, Zaccone porta in vantaggio la Melitese. Vedremo ora quale sarà la risposta del Cardeto. Pansera con questo lungo lancio per Trapani, che non riesce a tenere il pallone in gioco. Il lancio era stato di Bruno Pansera, che sta svolgendo un grande lavoro a centrocampo, sorretto e sostenuto dall'infaticabile Verducci e Barrega, ma anche da Capitan Candido. Ancora Pansera, supera un avversario, supera un secondo, palla per Zaccone, converge al centro, va al tiro Zaccone e insacca imparabilmente all'incrocio dei pali, portiere che è rimasto imbalsamato, letteralmente ipnotizzato da questo tiro, che un tiro veramente bello da vedersi, doppietta di Zaccone. Dunque, nello spazio di 2 minuti, forse meno, 42° e 40°, quindi nello spazio di 2 minuti, doppietta di Zaccone, che per la verità si era mosso, ma un attaccante per segnare ha bisogno, come tutti sanno, di essere foraggiato continuamente e ovviamente di sbagliare anche tante palle finché mette dentro quella giusta. Zaccone ne ha messo 2, 40° e 42°. Melitese in vantaggio dunque, dopo un primo tempo in ombra, c'è stato questo sprazzo, questo raggio di sole, anzi 2 raggi di sole. Parte il contropiede della Melitese, attenzione, esce il portiere, porta sguarnita, tiro, palo, Minicucci colpisce il palo e si arrabbia di brutto, perché non gliene va bene una all'estroso e funambolico attaccante della Melitese. Tante volte ha avuto la palla giusta per fiondare a rete, ma quando il palo, quando la traversa, quando il tiro parato sulla linea e quando il gol sgranocchiato davanti ai portieri. Anche in questa circostanza comunque la Melitese ha legittimato il vantaggio, doppio vantaggio, siglato da uno dei giocatori più rappresentativi di questa formazione, che anche oggi ha dovuto fare a meno dell'enfant prodige del calcio locale, Giulio Nunneri, e il PIB d'oro melitese, capo cannoniere del merito e anche del campionato. Si scatafascia in orizzontale, riesce con una doppia parata plastica a far sua la palla, Fortunato Idà, uomo ragno che sulle liane vola meglio di Johnny Weissmuller.
Quero. Un lancio per Zaccone. Zaccone cerca di entrare in area palla a piede, ma viene soprastato da Infantino, che non abbocca la sua finta di corpo, rimane sulla scia e riesce a sbrogliare la matassa. Il lancio per lo sgusciante Eloi, uno scatto bruciante a dispetto dei suoi quasi 40 anni. Ci abbiamo ormai verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco. La Meritese ha dormito per quasi tutto il tempo, poi al 40esimo il primo bagliore di Zaccone e subito dopo il secondo al 42esimo, quindi Meritese che va a riposo in vantaggio di 2-0. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la Nina torna allo studio a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo e la linea va al regista, in questo caso Dario Amodeo. Il vostro allenatore chi è?